Pillole di Marta Loc per Gheorghita Uatu. Gheorghita Uatu è un'artista romena che vive da molti anni in Italia, il cui stile è riconducibile al surrealismo, ma un surrealismo diverso da quello delle origini del movimento, un surrealismo più vicino alla riflessione, alla meditazione di René Magritte che non a quello di Salvador Dalí, quindi nel mondo onirico degli incubi prevalentemente. Tuttavia, forse potremmo dire che lei unisce un po' di entrambi, no? Mitigando gli estremi e dando una sua propria interpretazione del surrealismo. In quest'opera, che si intitola Enigma d'amore, i due personaggi, i due innamorati, si tengono per mano in un'atmosfera quasi decontestualizzata. Non c'è, a parte la montagna dietro di loro, non c'è null'altro. Ma allo stesso tempo, la sfera sopra di loro, che può essere, può identificarsi come una luna o come un sole, appare come un loro desiderio di evasione da quel contesto all'interno del quale si trovano e da cui sembrano non riuscire a poter uscire. Quindi le barche sono un momento, un sogno di evasione e al contempo il mare non appare minaccioso, non è tempestoso, il mare è calmo, quindi diventa quasi un'accoglienza, diventa un mare accogliente, un senso di protezione che in questo sogno loro pensano di trovare, dove pensano di trovare rifugio. Quindi c'è questo desiderio di stare insieme, infatti le barche sono due, una più piccola e una più grande a rappresentare l'uomo e la donna, e di stare insieme vicini, però prendendo ciascuno la propria direzione verso questo mondo nuovo che li libererà in qualche modo dalla costrizione in un'atmosfera in cui forse non si sentono completamente a proprio agio. Il cielo aumenta la sensazione di leggerezza e di lucidità che appartiene a quest'opera. Quest'opera non suscita emozioni di timore, di paura, no? Tutt'altro, sembra invita quasi a voler entrare all'interno dell'opera.